Buongiorno e benvenuti a questo pubblico comizio della lista numero 4. Siamo in questa piazza aperta oggi affinché si potesse fare la parte finale della campagna elettorale. Ebbene, cari amici, come ho sempre detto, le elezioni amministrative rappresentano il momento più alto ed importante per la vita di una comunità, perché chi è amministrato ha l'obbligo di sottoporsi al giudizio dei propri concittadini, mentre gli elettori, cioè voi, attraverso il voto dovete esprimere la vostra opinione. Ebbene, noi ci sottoponiamo al vostro giudizio con una lista rinnovata, con l'innesto di persone valide, responsabili e competenti. Antonio Marra è riuscito a fare una lista nuova, una lista rinnovata, con tantissime persone nuove e preparate. Cembalo Davide, Giovanna Di Matteo, Michele Ingenito, Marra Enzo, Mastroberti Giuseppe, Chiara Morrone, non Marrone come è stato detto l'altra sera, Carmine Rizzo, Giovanni Russo, Franca Saponara, Carmen Scorzelli, Taurone Catia. Ebbene amici, io questa mattina volevo parlare di programmi, ma lo lascio fare ai componenti della nostra lista, perché che hanno come candidato sindaco Antonio Marra. Oggi mi sento in obbligo di dare delle risposte ad un comizio fatto a Pontecalore qualche sera fa. In quel comizio sono stato definito il collega con il vezzo di fare politica. Caro collega medico, aspirante sindaco, questa mattina questo assessore con il vezzo di fare politica ti dice che il modo di fare politica è cambiato, che con l'era della globalizzazione di internet le bugie con le gambe corte vengono subito smascherate. In quel comizio hai detto che i dipendenti che eseguono la raccolta dei rifiuti ti hanno riferito che i rifiuti, una volta raggiunta l'isola ecologica, vengono mischiati. Bugiardo! Se non lo sai fare tu, basta che qualcuno bravo a smanettare sul computer della tua squadra che tu ritieni larga vada sul portale MySIR, gestito da Legambiente, e potrete vedere chiaramente che il nostro comune è un comune virtuoso e riciclone. Non a caso negli ultimi 3 anni abbiamo ricevuto l'attestato di merito da Legambiente come comune riciclone, e non lo portiamo qua a voi ragazzi. Sempre su quel sito si potrà vedere che la percentuale di raccolta differenziata è passata di anno in anno dal 69,6 del 2010 al 75,22 del 2015, e nei primi mesi del 2016 siamo al 75,77. Questo dato significa e dimostra che questo comune, con questo assessore, con il vezzo della politica, insieme agli operatori, insieme all'ingegnere Alfonso Ruffo, insieme all'ingegnere Alessandro Fusco e grazie a voi cittadini, abbiamo lavorato bene, differenziando i rifiuti, conferendoli in modo da avere il ristoro economico, cioè vendendoli. Bugiardo! Questo comune del 2015, come potrai vedere sempre sul portale MySIR, nei comuni della Campania tra i 5.000 e i 10.000 abitanti è all'8° posto, non abbiamo segno di smentita. E nella provincia di Salerno, tra i comuni di 7.000 abitanti, è al 2° posto solo dopo Roccadaspite, comune sempre sul sito MySIR. Ti ho sentito dire sempre in quel comizio che la spazzatura è oro. Hai ragione, forse è oro per qualcuno. In questi giorni, girando per le abitazioni in una contrada, mi viene riferito che anni fa un comparillo di un noto politico nazionale con forti legami col nostro paese ha comprato un terreno dove sono stati sversati camion e camion di materiali di sospetta provenienza e di forte sospetto di tossicità. Ciò è avvenuto forse anche con la complicità dei politici dell'epoca, che non hanno effettuato controlli. A questo punto mi chiedo: che cosa ci fa nella tua lista un noto paladino delle battaglie contro l'allocazione sempre in quella zona di un sito di compostaggio? Viene ancora a dire sui palchi che alcuni tuoi amici imprenditori vogliono comprare per 80.000 euro il nostro rifiuto umido per trasformarlo, però tu sai bene
che in quella frazione umida si possono aggiungere tante e tante sostanze tossiche da smaltire. No, cara collega, medico, aspirante sindaco, mai nel nostro territorio verranno allocati siti di compostaggio fin quando ci saremo noi, perché non vogliamo ancora aumentare i casi di tumori presenti nella nostra collettività per poi creare i viaggi della speranza per il nord Italia e per le cure. Altra bugia hai detto, che in questi giorni sono state recapitate per la Tari delle bollette della Tari con notevole aumento. Bugiardo ancora un'altra volta. Se non lo vuoi fare tu, perché sei impegnato a dire bugie, chiede a un componente della tua lista, attuale consigliere comunale, e ti dirà, perché lui sa, perché è una persona responsabile, che anche quest'anno le tariffe non sono variate e non ci saranno sorprese per il conguaglio. Se sei capace, portami e portaci a tutti quella bolletta di 150 euro di quella persona sola che è venuta da te, perché le cose vanno dimostrate con i fatti come facciamo noi, perché questa è un'altra bugia, a meno che questa persona non ha un palazzo, e mi è pure giusto. Altro allarmismo hai creato in quel comizio, dicendo che gli operai che raccolgono i rifiuti non vengono pagati da febbraio. Ebbene, quegli operai sono dipendenti del consorzio di Bacino Salerno 2. Con il consorzio abbiamo un appalto convenzione dove è previsto il pagamento a presentazione di fattura. Come un tuo candidato, nostro ex assessore, sa bene, cari amici, la fattura di marzo è arrivata il 27 aprile e il decreto di liquidazione è stato fatto il 29 di aprile, due giorni dopo. Mentre, nonostante i solleciti, la fattura di aprile ad oggi non è ancora pervenuta. Come facciamo a pagare? Ti è andata male anche per le promesse che stai facendo. Sono in grado di portarti su questo palco almeno 10 delle 20 persone a cui promesti il posto nella spazzatura. Ebbene, la legge regionale 14 del 26 maggio 2016, pubblicata sul BURC, bollettino ufficiale della Regione Campania, negli articoli 42, 43 e 44, è inserita un'apposita clausola in cui è volta a garantire l'utilizzo del personale già impegnato nel ciclo della gestione dei rifiuti secondo le priorità e con le modalità previste dalla legge, cioè con i passaggi di cantiere. Caro collega medico, sempre con l'aspirazione di fare il sindaco, nell'articolo 44 di tale legge c'è scritto ricollocazione del personale già dipendente nei consorzi di bacino alla data del 31/12/2008 e fino a completamento completo del riempiego delle unità di personale nei consorzi di bacino della Regione Campania è vietato procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. Anche in questo caso ti è andata male, come il concorso nella Polizia Penitenziaria. Sempre questo assessore, con il vezzo della politica, e come giusto che sia, è andato a controllare tutti i mutui in essere presso la Cassa Depositi e Prestiti e ha trovato che alla posizione numero 4297-298-00 c'è un mutuo di 2.208.362,30 e al numero 4297-298-01 un altro mutuo di euro 370.758,25 per un totale quindi di 2.585.120,55, pari a oltre 5 miliardi delle vecchie lire. Mutui in essere dagli inizi degli anni 90, contratti dall'allora commissario liquidatore del comune di Altavilla Silentina per pagare un buco delle casse comunali di una precedente amministrazione, quindi per risanamento economico. E questo è il motivo perché il comune in dissesto finanziario alla fine degli anni 90 non ha potuto esercitare il diritto di prelazione quando il signor Abbaneo ha voluto acquistare il nostro castello. E ancora oggi, sempre dal collega medico aspirante sindaco, sui palchi viene sventolata l'ipotesi dell'acquisto del castello qua di fronte. Però lui sa bene, almeno credo dovrebbe saperlo, che l'articolo 12 della legge 111/2011 per la riduzione della spesa pubblica è espressamente vietato agli enti locali l'acquisizione onorosa degli immobili se non giustificata da indispensabilità e da indilazionabilità, cosa ulteriormente chiarita dalla circolare della Ragioneria dello Stato in data 26/4/2014. Quindi non c'è nessuna possibilità di acquistare il castello, di conseguenza, caro amico, non creare illusioni.
A questo punto voglio a me ricordare, ma soprattutto a voi, un detto paesano: il lupo cambia il pelo ma non il vizio. Cari amici, il passato non è acqua. E concludo con un'affermazione che ho già fatto all'apertura della nostra campagna elettorale e farò anche qui e sempre, perché il mio passato, il nostro passato, è certezza per il presente e garanzia per il futuro, perché chi ha ben operato per il passato sicuramente opererà bene per il futuro. Impariamo dal passato per migliorare il futuro, amici miei. Noi non facciamo chiacchiere, non facciamo promesse, ma presentiamo un programma centrato su cose concrete. Quindi il 5 giugno votate scrivendo nome e cognome del candidato da voi prescelto e votate e fate votare la lista numero 4 con il candidato sindaco Antonio Marla. E dopo questo sfogo, cari amici, che passo la parola a Franca Savonara, una persona, una ragazza che si è voluta mettere in gioco per voi. Grazie Franco per le bellissime parole di incoraggiamento. Buongiorno e benvenuti a tutti voi. Inizio il mio cinguettio, come simpaticamente detto da qualche nostro avversario, con una difesa d'ufficio del nostro candidato sindaco. Basta per favore con questa tiritera del sindaco che non sa parlare, che è teatrale, che è comico. Perché limitarsi agli attacchi formali è tipico di chi non ha argomenti e si rifugia in formalismi poveri e insignificanti. È il caso quindi di parlare di cose un po' più serie. Ci metto pochi minuti per lasciare spazio agli altri candidati, in particolare a coloro che hanno avuto dirette responsabilità di governo nel corso dell'ultimo mandato. Vi risparmio ulteriori presentazioni relative alla mia persona, dal momento che i rapporti quotidiani intrattenuti con la gran parte di voi valgono certamente più di ogni parola. Vi sono momenti nella vita in cui è importante verificare, anche sul piano politico e forse soprattutto, l'importanza e la solidità dei rapporti interpersonali che hanno caratterizzato e caratterizzano la nostra socialità, la nostra vita di relazione, evitando rapporti dell'ultima ora fatta di promesse che servono solo a giocare con i bisogni della gente. Sul piano strettamente politico ed organizzativo, una prima distinzione va fatta tra chi già ha avuto esperienze di governo e chi, come me e tanti altri, non ha avuto mai esperienze politiche amministrative, poiché dalla fusione delle differenze può nascere la costruzione di nuove idee e nuovi progetti, abbinare l'entusiasmo del neofita da una parte e l'esperienza dall'altra. Questo fa sì che questo gruppo non rappresenta né può rappresentare una mera prosecuzione dell'esperienza politica appena trascorsa, bensì, ed è questo il mio, il nostro auspicio, una sua evoluzione positiva. Perché se è vero come è vero che è sempre possibile migliorare, è altrettanto vero che non si può affermare che nulla è stato realizzato. Basta guardare la piazza che stamattina ci ospita per rendersi conto della realtà. Realtà che si può interpretare, valutare e anche criticare, ma non certamente non negare. Onestamente credo che si tratti di un intervento migliorativo che sarete voi, anche attraverso l'uso quotidiano, a giudicare nel corso del tempo. La prossima realizzazione di idonee aree di parcheggio consentirà di realizzare il necessario riequilibrio, rendendo al tempo stesso la piazza maggiormente fruibile alle famiglie, ai giovani, ai cittadini tutti. Il programma completo
dell'idea di ulteriore sviluppo del territorio è stato oggetto di una pubblicazione scritta che è stata e sarà illustrata pubblicamente da ciascuno di noi. Nel concludere questo breve intervento, appunto per lasciare spazio ai miei compagni, mi piacerebbe fare una considerazione e un auspicio affinché tutto il vigore con il quale tutti ci siamo impegnati e confrontati, talvolta anche in maniera accesa, con una produzione di idee e progetti da parte di ogni lista, non impegnasse solo lo spazio che ci separa dalle elezioni o tutt'al più per qualche mese più tardi, ma io mi auguro che duri per tutto il tempo che ci separa alle prossime elezioni del 2021 ed ancora ed ancora ed ancora. Ciascuno di noi rappresenta il proprio passato, il proprio presente. Se questo basterà a meritare la vostra fiducia, allora insieme potremo costruire il nostro futuro. Grazie a tutti. Grazie Franca. Adesso passo la parola ad un altro nuovo della nostra lista, Giovanni Russo. Buongiorno, buongiorno Altavilla. Io smonto immediatamente chi dice che Altavilla deve essere amministrata da un laureato. Non ci vuole la laurea per amministrare Altavilla, ci vuole il buon senso e noi, scusate la mia modestia, ne abbiamo da vendere. Parlano tanto del passato, chissà perché. Ma io vorrei ricordare a chi mastica un pochino di pubblica amministrazione due cose importanti. Patto di stabilità. Il patto di stabilità vincola il sindaco nelle decisioni. La spending review dice addirittura che la pubblica amministrazione non può usare la carta, deve usare la posta elettronica certificata. Io non mi sovrappongo, ma vorrei dire due parole sul nostro programma che vi sta aggiungendo nelle vostre abitazioni. È un programma che abbiamo stilato ben 11 volte, perché vogliamo con questa programmazione non promettere mille cose, ma poche cose buone. Vogliamo effettivamente guardarvi negli occhi sempre, sia prima che dopo. Noi abbiamo scelto un nostro capolista che tra tante parole, tra coraggio, ritorno, io voglio usare una parola piccola, semplice. Il nostro sindaco è una persona semplice, è una persona cruda, ma che non sa dire le bugie. Purtroppo, quando uno non sa dire le bugie, è diretto sempre a dire la verità. Voi avete bisogno della verità. E dai palchi, dalle stronzate che si dicono, non dovete essere accalappiati. Il futuro. Parlano di futuro. Il futuro loro lo vedono solo ed esclusivamente sulla promessa dei posti di lavoro. Signori, i posti di lavoro non si promettono dai palchi, si costruiscono. Ora noi come lista stiamo predisponendo un modello, perché vogliamo che chi viene a promettervi un posto di lavoro dovete farvelo mettere nero su bianco, perché dopo il 5 di giugno dovete controbattere a queste persone che vengono a prendervi in giro nelle vostre abitazioni. Siamo semplici, quando dobbiamo risolvere un problema lo risolviamo, perché se c'è una buca in mezzo alla via noi dobbiamo riparare prima la buca, non dobbiamo farvi l'asfalto, perché se no il medico studia il paziente, ma il paziente è morto. Una politica senza se e senza ma. Vi passo chi mi procede. Grazie, votateci il 5 giugno. Siamo una lista competitiva piena di professionalità. Grazie. Adesso passo la parola ad una ragazza giovane che ho avuto modo di conoscere bene, perché abbiamo lavorato fianco a fianco negli ultimi mesi. Chiara Morrone. Buongiorno e grazie a tutti. Sostenere un discorso qui, sostenere un discorso in piazza,
ad Altavilla tra la mia gente è un'enorme emozione. La mia candidatura è nata dalla volontà di mettermi al servizio della mia comunità, al servizio di tutti voi, al servizio del bene comune, che è un concetto vecchio, ripetuto più volte, ma che è sempre attuale. Il bene comune è l'intera Altavilla. Il bene comune è lo sviluppo sostenibile del nostro paese. Il bene comune sono i nostri bisogni. Una buona amministrazione deve migliorare la qualità di vita dei propri cittadini. La politica è uno strumento importante per cambiare e migliorare la vita di donne e uomini. I buoni politici devono garantire un futuro alle ragazze e ai ragazzi, devono garantire un futuro alle nuove generazioni. Io mi rivolgo soprattutto a loro, a coloro i quali vorrei rappresentare, perché devono ritrovare la fiducia nell'amministrazione. Fidatevi di me, fidatevi di chi come me e di questa squadra che rappresenta con rigore, coerenza e trasparenza ed onestà gli interessi di Altavilla. Non vi affidate a chi pensa alla poltrona, affidate il vostro voto a chi presenta un programma che parla di problemi e delle relative soluzioni. La scelta di chi passa da una parte all'altra è la scelta di chi tutela i propri interessi, è la scelta di chi segue gli interessi personali. Il nostro programma elettorale, le idee in esso contenuto, le proposte sono nate da un lavoro di squadra coesa. L'amministrazione Marra e noi nuovi innesti che qualche volta cinguettiamo vogliamo imperniarci e fare sempre di più per il nostro territorio. Concretezza è un valore che mi appartiene e che si addice anche al nostro candidato sindaco, Antonio Marra. Essere concreti vuol dire mettere in piedi un progetto realizzabile, vuol dire adoperare i soldi pubblici con coscienza. La politica dell'essere sempre contro tutti e tutti, la politica delle bugie deve finire. Noi cittadini vogliamo e dobbiamo pretendere la verità. Non abbiamo bisogno di chiacchiere, abbiamo bisogno di persone oneste che amministrino il nostro comune e che non strumentalizzino la propria posizione a proprio vantaggio. Io, cari concittadini, non mi disgusto se Antonio Marra sbaglia qualche congiuntivo e non mi disgustano nemmeno le sue battute, talvolta poco felici. Mi disgusta invece chi strumentalizza i bisogni della gente, mi disgusta chi approfitta delle persone oneste, e questo è quello che mi disgusta. Il nostro, lo ripeto ancora una volta, è un progetto serio e concreto e lo stiamo dimostrando a tutti voi ogni volta che saliamo su un palco. Tutti noi vorremmo mettere al vostro servizio la nostra esperienza lavorativa e politica. La mia lista è una squadra composta da persone capaci, persone oneste che vogliono guidare un paese onesto. Io vorrei rappresentarvi, vorrei essere al vostro servizio per i prossimi 5 anni. Vorrei, se mi appoggerete, continuare a preservare e valorizzare il nostro territorio, adoperarmi con voi per risolvere i problemi quotidiani. Fare politica per me è questo: fare il bene del territorio e non il proprio, amministrare per tutti e non per pochi. I politici devono dare servizio alla comunità e non devono sfruttare il potere conferitogli. Se mi darete la possibilità di rappresentarvi, vorrei incidere ancora di più e maggiormente nelle scelte politiche di Altavilla. Vi assicuro che manterrò quanto detto e non girerò le spalle a nessuno. Pertanto, il 5 giugno votate la lista numero 4, votate la lista Tutti per Altavilla, una squadra che fa della trasparenza e dell'onestà la sua bandiera. Votate chi non promette posti di lavoro.
Concludo ringraziando ancora una volta Antonio Marra per la grande opportunità che mi ha dato. Ringrazio i miei compagni di squadra e soprattutto ringrazio voi, gente mia, che mi seguite e ci sostenete. Il 5 giugno votate la nostra lista e fate una scelta chiara. Grazie. Dopo la pacatezza e la tranquillità di Chiara, vi passo la parola ad un vulcano, Katia Taurone. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Spenderò veramente due parole stamattina, perché è giusto lasciare spazio agli amministratori uscenti, al nostro grande capofamiglia, come mi piace definirlo. Del programma ne abbiamo parlato nelle sere scorse, ne parleremo sicuramente anche nelle sere a venire. Stamane ci terrei soltanto a fare un plauso pubblicamente a tutti i giovani che quest'anno hanno investito nel loro territorio candidandosi a queste amministrative. Tutti, sia della nostra lista che delle altre liste. Ci terrei particolarmente, perché spendersi nelle amministrative per noi giovani è comunque, parliamoci chiaro, un po' più problematico, perché ogni giorno dobbiamo dare sempre delle dimostrazioni, sempre, a gente che forse, mi permetto di dire, magari ha anche qualcosa da imparare forse, ma che gli piace molto commentare in maniera becera, a mio avviso. Ricollegandomi al 5T di Francesca prima, vorrei dire soltanto una cosa e chiudo. A quei personaggetti, come li definisce De Luca, che dicono: ma che di quattro vaiuncelle là sopra che ci fanno? E io dico: quelli quattro vaiuncelle là sopra, se venite ve lo spiegano che cosa ci fanno, perché forse qualcosa da insegnare ce l'hanno loro a voi. E concludo dicendo, perché molti anche hanno detto questo, perché non sanno cosa dire ovviamente, visto che a parole ma anche a fatti mi sa che siamo più capaci, hanno detto: ma evidentemente le avranno promesso qualche posticello in coppo comune. Beh, il posticello sul comune non ce l'ha promesso nessuno e soprattutto non l'abbiamo richiesto, ok? Semmai ce lo guadagneremo, se sarà e quando sarà, grazie al vostro contributo, non di certo alle parole spese inutilmente da parte degli altri. Quindi, cari personaggetti, grazie per l'attenzione che ci date e per noi è sempre un piacere che voi ci date tutta questa attenzione. Grazie e buon proseguimento a voi e a noi. Votate noi, che di competenze ce ne abbiamo e soprattutto siamo una squadra reale, concreta e fattiva. Grazie. Adesso, dopo il vulcano, come la definisco io, perché è veramente un vulcano, un saluto pacato da Michele Ingenito. Buongiorno, grazie Franco. Giusto 30 secondi per dirvi benvenuti in questa nostra bella nuova piazza che questa amministrazione sta portando a termine. Non è ancora completa, ma già appare in tutta la sua bellezza. Mi associo pienamente a Franco. Franco, complimenti, ci sei andato pesante, ma hai fatto benissimo, sono d'accordo con te su tutte quelle parole che hai detto. Permettetemi di ringraziare in qualità di Presidente del Consiglio Comunale uscente i consiglieri della vecchia maggioranza che questa volta non sono presenti, l'amico Enzo Giardolo, l'amico Peppino Polito, Giuseppe Polito e l'amico nocché assessore Angelo Ereino, che fino all'ultimo hanno rispettato il mandato elettorale che 5 anni fa hanno ricevuto da molti di voi. Quindi concludo brevemente per dirvi: questa lista è una lista capace, votateci il 5 giugno, votate la lista numero 4, dico bene, votate Antonio Marra sindaco. Buongiorno. Passo la parola a una persona che si è voluta candidare con noi anche se ha partecipato all'ultima campagna elettorale, come all'ultima competizione elettorale in un'altra lista, e ci ha dato una mano nell'ultima parte di questa campagna elettorale. E vorrei ricordare a chi ieri l'altra sera diceva che noi abbiamo i consiglieri a vita, purtroppo i consiglieri a vita non si nominano ma si eleggono da voi, e se è Carmine qui una dimostrazione, o da dove va viene sempre eletto. Carmine Rizzo. Grazie, buongiorno a tutti e bentrovati. Ho un immenso piacere a parlare qui ad Altavilla Silentina, è la prima volta che parlo e lo faccio con piacere, lo faccio ancora con maggior piacere su questa piazza che il sottoscritto assieme alla passata amministrazione si sono dati da fare. Saluto gli altri amici dei consiglieri dell'amministrazione di Feo con i quali ci siamo dati da fare. Il tempo è brevissimo, non mi posso dilungare, mi farebbe piacere di parlare tante cose, però devo passare la voce, la parola al sindaco e ad altri amici. Vi voglio solo ricordare una cosa, signori. Franco ha detto un detto vecchio: nei detti vecchi c'è tanta saggezza. Io ve ne dico un altro: non lasciate la strada vecchia va a nuova, perché sapete che lasciate e non sapete che trovate.
Noi abbiamo fatto tante cose, sta a voi valutarle, sta a voi guardare dalla foresta, alla piazza, alla scuola, ai sottoservizi, al centro storico e con Antonio Marra la scuola che inizierà tra poco e il completamento della piastra parcheggio. Quindi signori, date una valutazione. Mi scuso, avrei voglia di parlare ancora tanto, ma devo passare la parola. Votate la lista numero 4, votate per Antonio Marra. Grazie. Ebbene, come detto qualche sempre a Ponte Calore, noi non siamo invisibili, bensì noi siamo invincibili. Davide Cembalo. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Franco ha parlato, ha fatto un elenco di leggi, perché chi amministra deve sapere che ci sono delle leggi e, per quanto possa sembrare strano, le leggi vanno rispettate, perché il sindaco, l'amministrazione, è un esempio ai cittadini. Se il sindaco trasgredisce la legge e dice di volerlo fare in ogni modo, i cittadini credo siano altrettanto tutelati e autorizzati a farlo. Allora, questa è l'ultima settimana di campagna elettorale ed è molto importante, perché deve essere una settimana riflessiva. Quando tra una settimana andrete a votare, dovete capire che voi tutti avete la responsabilità. Nell'espressione del vostro voto siete responsabili di cosa avverrà nei prossimi 5 anni. Quindi dovete meditare e dovete valutare chi si propone. Noi il voto non possiamo usurparlo, dobbiamo meritarlo. Quindi, soprattutto per un sindaco che è uscente, va fatta una valutazione. Chi ha già amministrato può essere valutato come sindaco. Allora bisogna capire come ha preso il comune e come lascia il comune. Allora un sindaco può essere un sindaco, diciamo, che non ha fatto nulla, quindi né buono né cattivo. Però un sindaco eccellente, lo escludiamo, può essere stato un buon sindaco oppure può essere stato un pessimo sindaco. Un pessimo sindaco è colui che magari prende il comune in un modo e lo lascia disastrato, magari lo lascia con dei debiti. Però anche qui devo fare un'eccezione, perché se un sindaco lascia dei debiti bisogna vedere quei soldi dove sono andati. Se oggi fallisse il comune di Salerno, beh, non potremmo dire che De Luca è stato un pessimo amministratore, perché si vedrebbero i soldi dove sono stati spesi e che cosa ha lasciato sul territorio. Diversamente, nel caso in cui non ci fossero le opere, allora qualche dubbio e qualche valutazione in più andrebbe fatta. Ma per quanto riguarda invece Antonio Marra, bisogna valutare il suo operato. E penso che qui, ad Altavilla Capoluogo, tornando 5 anni indietro, si possa vedere se Antonio Marra, senza amministratori del capoluogo, perché poi vengono a dire che se in una lista non c'è l'amministratore del luogo, quel luogo viene dimenticato. Chi c'era nella nostra maggioranza? Non mi ricordo, c'era un consigliere, un assessore, poi Antonio l'ha perso. Non sappiamo ancora perché, ma nonostante tutto, se partiamo dal cimitero e arriviamo giù alla croce, credo che il nostro comune sia cambiato nei 5 anni. Credo che la differenza si veda. Se ci affacciavamo lì c'era un muro caduto, oggi c'è una piazza nuova. Poi un'altra cosa volevo fare, volevo mettere chiarezza su 2 punti: scuola media e collettore fognario. Per quanto riguarda i mutui che abbiamo fatto a tasso zero e i PSR, i fondi europei, lo abbiamo detto a Cerrelli, abbiamo smentito il fatto di non aver preso i fondi. Poi dopo dicono che pure se ci sono i cartelli se ne sbattono dei cartelli. Meno male però che li hanno visti, almeno hanno capito che quei soldi li abbiamo presi e li abbiamo spesi. Sulla scuola media è ora di finirla, basta sfruttare la sensibilità della gente, basta rifugiarsi come uno scudo dietro alla scuola media, perché la colpa è dell'uno e dell'altro. La concretezza, la cosa reale è che probabilmente sarà domani o al limite mercoledì, verrà la ditta, firmerà il contratto, partiranno i lavori, 300.000 euro di finanziamento, 300.000 euro di mutuo del comune sul quale non paghiamo interessi. Per settembre probabilmente la scuola media sarà di nuovo in via Peschiera, ma la scuola media è rimasta al capoluogo. Questa amministrazione ha voluto mantenere l'identità della scuola media sua ad Altavilla Capoluogo, non l'ha portata da nessuna parte, è costata dei soldi ma ha dato un'identità al capoluogo. Noi ci abbiamo tenuto a fare questo. Altra cosa, il collettore fognario, dicono che quella sia stata una eresia, una scelta sciagurata. Ma perché abbiamo scelto quel finanziamento?
Tutto parte da un accordo di programma fatto diversi anni fa, in cui bisognava praticamente diversi comuni, tra cui noi, Albanella, Rocca d'Aspide, dovevamo fare un collettore fognario, ognuno per la sua competenza, e andare a Capaccio, a Varolato. Poi la regione scippa il finanziamento, alcuni comuni fanno ricorso al TAR e lo perdono. Noi avevamo un progetto di 2 milioni di euro, non abbiamo fatto ricorso al TAR per due motivi. 2 milioni di euro erano insufficienti per fare l'opera, ce ne volevano 3, il comune doveva impegnare un altro milione di euro di fonti propri che non avevamo, e poi, visto e considerato che anche noi ogni tanto andiamo in regione e sappiamo delle notizie, sapevamo che sarebbe uscito un nuovo finanziamento. Infatti i fondi europei residui sono andati in una voce, accelerazione della spesa, la regione ha detto: presentatemi un pacco progetti, il primo lo finanzio sicuramente, gli altri nella scaletta vediamo. Noi abbiamo scelto di presentare il collettore fognario perché era un'opera di 3 milioni di euro, a differenza della scuola media che erano 300.000 euro per il comune, era 10 volte tanto. Un comune con fondi propri, un conto è esporsi per 300.000 euro, un conto è per 3 milioni, non potevamo farlo. Questa è stata la scelta politica, l'oculatezza, credo, politica. Poi un'altra cosa, dicono che il collettore fognario è un tubo messo sottoterra fatto male. Io non do giudizio, ma quel progetto l'hanno fatto degli ingegneri, se anche altre persone riescono ad avere queste capacità veramente dobbiamo complimentarci, ma non so se realmente ne siano capaci, io non lo sono. Comunque in tutto questo Antonio Marra e la nostra amministrazione abbiamo portato avanti il comune. Dovete capire, qualcuno dice pressione fiscale alta. Allora io vi dico, 2011 trasferimento dello Stato 1.470.000 euro, 2015 510.000 euro. Lo Stato ha detto metti le tasse e recupera i soldi che ti servono per andare avanti. E noi siamo riusciti ad andare avanti, considerando che non abbiamo avuto altri enti vicini. Vogliamo parlare della provincia. L'altro giorno ci sono stato con l'ingegnere Fusco, c'era anche... siamo andati là per della manutenzione delle strade, avevano appena finito una riunione. La provincia di Salerno può spendere da qui a fine anno per la manutenzione di tutte le strade 700.000 euro, di cui 250 impegnati per delle gallerie, 150 le devono mantenere per l'inverno tra pioggia, neve e quant'altro, e 300.000 euro da dividere in 130 comuni. Questa è la provincia. Hanno detto che volevano sopprimere la provincia. Quello che hanno soppresso sono i servizi che la provincia doveva dare ai comuni e ai cittadini, non hanno fatto altro. Il tempo è quasi finito, quindi mi avvio alla conclusione. Brevemente volevo dire un'altra cosa. Per quanto riguarda poi i progetti, sono di un'amministrazione, sono di un'altra amministrazione, allora quello, io faccio l'esempio di un figlio, di un bambino. Nasce un bambino concepito da due genitori, adottato da altri due genitori, lo fanno crescere, gli danno i buoni insegnamenti, gli costruiscono un futuro. Allora quel bambino chi deve riconoscere come i suoi genitori? L'uno o l'altro? Questo è un dubbio, ma credo che quantomeno vadano riconosciuti entrambi, sia quelli genetici che quelli che si sono occupati di lui. E un'altra cosa, per quanto riguarda l'esposizione sempre del comune al collettore fognario, è già pronto il decreto di liquidazione di 1.400.000 euro. Noi abbiamo anticipato 350.000 euro di fondi propri. Non appena arriveranno quei soldi andremo a rimpinguare le casse del comune. Ma noi quei 350.000 euro, che poi possono essere poco più o poco meno, abbiamo già intenzione di reimpegnarli in anticipazione di cassa, perché abbiamo candidato un progetto, ci è stato finanziato 5.800.000 per completare la piastra parcheggio. Noi prenderemo 200.000 euro dallo Stato quest'anno, un'altra parte la anticiperemo con fondi propri comunali e metteremo mano alla piastra parcheggio completandola, più altre opere di completamento che cambieranno il volto di Altavilla capoluogo nei prossimi 5 anni. Questo noi ci proponiamo di fare concretamente. E per quanto riguarda il castello, io mi auguro soltanto una cosa, che il proprietario risolva i problemi che ha con la sovrintendenza e rimetta mano a ristrutturarlo in maniera tale da renderlo di nuovo bello, e poi se è possibile renderlo anche fruibile per i cittadini, ben venga. Grazie. Un'ultima puntualizzazione, il collettore fognario è stato anche scelto perché il comune di Altavilla Silentina, con il suo
sindaco pro tempore, ha avuto una multa di 40.000 euro perché non stava facendo opere. Ebbene, le opere le abbiamo fatte. E poi Davide, altra cosa, non è vero che le leggi vanno rispettate, altrimenti gli avvocati che fanno? La parola al nostro sindaco. Grazie. Stamattina siamo qua, piazza Umberto I. Io non so da dove cominciare, ci sono tante cose da dire. Incomincio dalla piazza, era nel nostro programma elettorale che la dovevamo fare, dovevamo scavarla. Purtroppo 220 persone, di cui 30 non residenti d'Alta Villa Selendina, firmarono, perché non si doveva fare il buco, non servivano i 12 posti e il bagno pubblico. Oggi non si sa dove fare il bagno pubblico. Ognuno indica un locale qua in piazza, là dentro si deve fare il bagno pubblico, ma alla fine nessuno è d'accordo. A me piace passeggiare in una piazza dove ci siano le pietre, come tutti i borghi antichi. 50 anni, nessuno ci ha messo mano. Il coraggio di osare a fare una piazza, però. Non a raccontare le mie prigioni. La scuola media, dal Vangelo secondo Michele, è stato Antonio Marra che l'ha chiusa, sì è stato Antonio Marra, ma se tu stavi zitto, Antonio Marra ha promesso che si impiccava nel Consiglio Comunale se la scuola cadesse, mancano 7 giorni alle elezioni, la scuola è ancora in piedi, lunedì saranno consegnati i lavori alla ditta che l'ha portato, e c'è stato un ritardo di 2 mesi perché c'è stato un ricorso al TAR tra 2 ditte. Mi sentite voi che state là fermi, state comodi sulla panchina, stamattina quel muro non andava bene, in nessun modo, dava fastidio un poco a tutti. I lavori sono stati fatti seguiti da 10 direttori dei lavori al minuto. Tutti erano bravi, però non ho visto grandi opere, ecco la grande opera da 40 anni che è stato uno scempio. Vogliamo parlare delle facciate dei palazzi, pure questo qua dietro, grazie a chi è venuto a investire, ha cacciato le pietre fuori e le ha messe belle, pulite e sistemate. Un'altra cosa che farò sulla piazza, le facciate dovranno essere tutte uguali, sarà scelta da una commissione, dobbiamo apparire e sembrare belli, non solo con le parole, ma con i fatti quando ci vengono a trovare in questo bel borgo che è Altavilla Silentina, di cui io ne sono innamorato. Avete capito? È la rabbia che mi fa parlare, perché mi avete fatto buttare il sangue, i consiglieri comunali, voi cittadini, ognuno diceva la sua, perché Antonio Marra se ne frega delle cose, non è vero, Antonio Marra ha investito qua dentro, questa piazza, al centro storico, è stato appaltato un altro lavoro per allargare la strada che esce giù a Santa Maria, la piazzetta per creare il parcheggio qua sotto, sotto le poste, la via Granata è stata lo stesso appaltata. Sarà asfaltata anche quota 424, pure quella, no? Si è comprato il terreno Antonio Marra, deve mettere il ristorante là sopra. Bene, lo faccia Antonio Marra, non come i ricchi di Altavilla che pigliano i soldi e se ne vanno a Salerno, a Napoli, a Roma. Poi vengono qua, vengono in questa piazza, mercenari, i vari Buzzi, Carminati. State venendo là a raccontare a me come si amministra, io amministro con serietà. Abbiamo aperto la foresta. È venuto là anche il putiferio, mi rispondeste le legne, chi se l'ha pigliata? Io quello che ho tagliato in piazza, l'ho dato al convento, ai nostri fratelli, sacerdoti e sorelle. Non l'ho portata a casa mia, come il primo giorno se l'ha presa un impiegato del comune. Qua nella piazza mancano le panchine e i lampioni, poi la sera completa che si ristringeva, non si ristringeva. Giudicatela voi com'è questa piazza stamattina, giudicatela, avete spazio da morire, sarà chiuso, non sarà un parcheggio per poche persone che vogliono fare i proprietari qua della piazza. Io l'ho trovata che c'erano gli occupanti della piazza, volevano fare i padroni. Qua se non c'è uno che mette le regole in piazza Umberto I diventa uno sfracello, stanno avanzando ma noi li fermeremo. Vogliamo parlare del cimitero, là anche pronto il progetto per l'ampliamento, per gli stranieri che ce lo impone la legge. Abbiamo messo mano dappertutto, l'auditorium. Ma quando mai abbiamo avuto un auditorium noi? Le cose le abbiamo fatte grazie alla Chiesa,
per vederci 100 persone. Adesso abbiamo l'auditorium finito e sono ripresi anche i lavori, i piccoli lavori di completamento. Pure quello abbiamo fatto. Sì, ma non è merito tuo. Ma io 5 anni, dal primo giorno che mi sono insediato, ci ho lavorato vicino e ci sono state 50.000 imprese che hanno litigato l'una con l'altra. E ancora ci sono vertenze legali. Il sindaco pro tempore amministra. Non ruba! Non ruba! Cittadini, state attenti, pagate voi! Perché Antonio Marra se li sa vedere i fatti suoi se vuole. O con le buone o con le maniere, se le sa vedere. Sono altri che rubano. Ve la prendete con i vigili. C'era il disco orario in piazza qua. Si nascondevano per terra come talpe, andavano a girare il disco orario, mi portavano il video e poi dicevano che non è vero, che l'avevano spostato. Colpa del vigile di turno. Vogliono assumere i vigili, bene. Li assumessero i vigili. Io lo so cosa hanno fatto mascherando, non perché i vigili rubavano, ma mascherandolo sui vigili. Tanti anni fa, dovete sapere, cittadini miei, che la benzina che consumavano i vigili era come un sommergibile. Come un sommergibile. Un litro di benzina a 500 metri. Il commissario trovò. Dove andava questa benzina? Me lo dite voi dove andava questa benzina? Un litro di benzina, dove? 500 metri. Era un sommergibile, un rimorchiatore, qualcosa, non lo so. Il tempo è finito. E chiedo scusa agli amici dei 5 Stelle che devono parlare dopo. Ma io queste cose è l'ultima volta che mi candido e le devo vuotare tutte fuori, perché ce ne sono tante. In queste sere ho fatto le puntate con la satira e la verità, ma non le vogliono smentire. È vero che ho detto che devono pagare i loro debiti personali. È vero, però l'hanno detto che io ho una squadra di delinquenti, io sono il primo malavitoso ad Altavilla Silentina. Non mi sembra. Il sottoscritto in questo comune ha dato l'opportunità, nei vari mestieri che ha fatto, a più di 50 persone che lavorano, che partono dal centro storico e arrivano a Borgo Cariglia e a Cerrocupo e a Scalareta. Ha dato le opportunità di lavoro, quelli che l'altro non vanno, vivono con la mutua e la mutua fa sempre comodo. Io invece mi alzo la mattina e vado a lavorare, che poi guadagno qualcosa in più, è merito mio, non è perché ho rubato. Ci dobbiamo impietosire. Dal Vangelo secondo Rosario, l'Apostolo Carlo, dopo 40 anni di sacrificio all'ufficio al comune, dobbiamo pregare per lui. Che non ce lo faccia venire più sul comune. Grazie. Il 5 giugno votate lista numero 4.